Presidente Angelo Livi, il Montevarchi ha giocato e vinto meritatamente, pur avendo tante defezioni, una prova che conferma la volontà di aprire una nuova pagina del campionato. Montevarchi non si è mai appellato alle assenze e sono state fatte notare perché era inevitabile una serie innumerevole di infortuni, di squalifiche, non ultima la defezione di Desiderio ieri in giornata, quindi cose clamorose, però che ci stanno nel calcio e che ci stanno nella vita, quindi l'importante è che tutto vada a posto, che tutto si rimetta a posto. Ha vinto immediatamente perché è un parco di giocatori importanti costruito per far bene, come abbiamo sempre detto, e cerchiamo di ottenere questo accesso a queste fasi finali se possibile. La presenza del pubblico in una partita correttissima dagli spalti, un clima davvero di festa. Figline è una piazza a noi amica. E siamo contenti quando veniamo a Figline, siamo contenti che Figline debba giocare a certi livelli perché se lo meritano e sono persone molto serie. E il nostro pubblico, e io rimango senza parole ogni domenica di più perché sono veramente bravi e attaccati alla squadra, erano presenti perché hanno capito che noi avevamo bisogno di loro, i ragazzi avevano bisogno di loro e possono essere orgogliosi di questi ragazzi perché sicuramente oggi hanno dato tutto e continueranno a darlo fino alla fine. Ci crediamo tutti in questo, ma sappiamo che, che a giocare siamo un due, quindi ci sono dei momenti di difficoltà, li stiamo pian piano superando. Stiamo guarendo, questo sì, questo è certo, stiamo guarendo. Eccoci con Filippo Bartoli, che per la squalifica di mister Coccolini è colui che ha guidato il Figline in questo confronto di campanile con il Montevarchi. Un Montevarchi che vi ha concesso pochissimo e ha interpretato un gran primo tempo. La partita si è decisa lì. Sì, ci aspettavamo che da un punto di vista di prestazione non sbagliassero la partita loro. E effettivamente si sono presentati con tanta qualità, una squadra molto quadrata che effettivamente ha giocato un gran primo tempo. Resta un po' il rammarico di non aver visto, diciamo, la solita Figlinese delle ultime uscite, da un punto di vista più che altro di caratteriale, ecco. Ho visto un Montevarchi più determinato della gialloblu e sarà che 5 risultati consecutivi probabilmente ci hanno dato un po' alla testa, però non è una giustificazione. Do merito al Montevarchi perché ci credevano, hanno voluto questa vittoria e alla fine è meritatissima. Il primo tempo penso sia il più bel primo tempo di quest'anno. Qualche tempo fa dicevamo a proposito di Sorbini, ricordo Atos di averlo visto giocare come pendolino sulla fascia, alla fine hai visto, la vita è questa. La vita è questa e niente, senza pensarci due volte, una volta senza Desiderio e l'unico veramente in grado di poter fare quel ruolo era Francesco Sorbini. Peccato perché insomma sarebbe stato anche Pasquini che è un gran bel giocatore, però con i problemi che ha più di tot non può fare, e anche oggi quando è entrato ha avuto l'ovazione del pubblico e nostra, perché insomma un ragazzo fantastico, comunque oggi veramente veramente bene. Un giorno un po' particolare per te, dopo 120 giorni possiamo dire davvero bentornato. Sì, grazie, soprattutto grazie ai ragazzi, dove abbiamo affrontato una squadra in ottima forma, anche ha fatto 5 vittorie consecutive, quindi non era facile, poi in casa loro. Ci siamo impegnati, abbiamo aggredito su tutti i palloni, quello che dobbiamo fare da qui in avanti e poi vedremo cosa arriverà. In questi mesi chi devi ringraziare di più? Chi ti è stato più vicino? Ma soprattutto la squadra, la famiglia e i bimbi, soprattutto.